Un saluto a tutti, bentrovati amici cinefili, eccoci di nuovo a Cineamando che dedica due puntate a un grande personaggio, ospite a Varese del Premio Chiara nei giorni scorsi, Marco Risi, un regista molto importante nel panorama italiano, ma in questo caso lo abbiamo incontrato e conosciuto come scrittore perché è autore di un libro che ha dedicato a papà Dino, il grande Dino Risi, uno dei padri della commedia italiana che ha fatto scuola in tutto il mondo. Il grande artefice Mario Monicelli, Dino Risi al suo fianco insieme ad altre grandi firme, Germi, per esempio Pietrangeli, lo sfortunato ma assolutamente indimenticato Pietrangeli, e poi Ettore Scola, insomma dei maestri che hanno fatto la differenza e dei quali ancora oggi sentiamo indubbiamente nostalgia artistica, ma non solo artistica, perché come il libro di Marco Risi dimostra, e noi abbiamo dedicato ben due puntate per questo motivo, in quel volume noi troviamo anche la carica di umanità, di ironia, insomma questi erano uomini speciali e Dino Risi dall'inizio, dai suoi esordi come medico fino ai suoi ultimi respiri come essere umano, ormai anziano e con un bagaglio straordinario di cui ancora oggi possiamo beneficiare dal punto di vista culturale, ecco, ha sempre saputo esprimere al meglio. Allora, in questo primo passaggio che vi facciamo ascoltare, Marco Risi, per esempio, spiega il perché ha scelto di intitolare in maniera così originale il libro dedicato a papà Dino, Forte, Respiro, Rapido. Ecco la spiegazione. Sono le ultime parole non pronunciate, ma scritte da mio padre prima di morire. Quindi quando io ho trovato il suo diario che lui teneva giornalmente, in questo diario alla fine, nell'ultimo anno, annotava tutte le cose, soprattutto lui era stato medico, anche era laureato in medicina e si stava specializzando in psichiatria, poi ha deciso di passare al cinema. Ma da medico annotava tutti i guai che quel giorno gli stavano presentando. E una delle cose che gli era già successa un mese o 2 mesi prima era questo senso di respiro affannato e forte, un respiro molto molto forte, che è bello però comunque da immaginare, no? Una cosa forte, respiro rapido, e per la prima volta questa cosa che lui ha scritto con una calligrafia che aveva sempre molto bella, invece questa cosa era scritta in stampatello ed era un po' tremolante. Quindi questa cosa mi colpì abbastanza. E poi la cosa un po' alla Dino Risi è che lui è morto il 7 giugno, ma la cosa era scritta nella pagina dell'8. Quindi ha rubato un giorno, ha rubato un giorno alla vita. Tra i tanti aneddoti che costellano questo volume, che peraltro vi è davvero consigliato perché ci trovate moltissimo dal punto di vista della passione cinematografica, ma trovate anche molto della storia legata al costume, alla cultura popolare italiana dagli anni 40 fino ai giorni nostri. Dicevo, tra i tanti aneddoti, anche quelli che riguardano un controverso, discusso, vulcanico, energico personaggio che oggi associamo automaticamente al grande calcio, ma negli anni di Dino Risi invece la sua vita era ben diversa. Ascoltate. Andavamo sui set di alcuni film e siamo andati sul set di papà della Stanza del Vescovo, dove c'era ispettore di produzione, quindi ultima ruota del carro, il grande Massimo Ferrero, Viperetta, presidente della Sampdoria, che molti di voi perché sapete che era Viperetta, medico a Roma, aveva cominciato appunto lavorando nel cinema e lavorando sui che set. papà mi ha soprannominato Dove corri Sammy? Dove corri Sammy è un libro molto bello, non so se l'hai letto, di Bud Schulberg, che raccontava un po' sotto mentite sfoglie la vita di Melvin Leroy, che era stato un grande produttore, un grande regista, che era partito però come strillone, quelli che vendevano i giornali per strada, e Ferrero, che era partito dagli scippi con dei ricordi della banda della Magliana, invece poi si è indirizzato verso il cinema, salvato da un direttore di produzione che si era portato dietro. Era molto sveglio, cioè aveva lo sguardo vivace, era
la mano anche molto rapida. Mi ricordo che raccontava una cosa perché dovevano girare una scena durante la stanza del vescovo in una chiesa e avevano convinto il prete di questa chiesa ad andare, non so dove doveva andare, solo che erano un po' in ritardo con le riprese, quindi il prete stava tornando, loro non avevano finito le riprese, il prete se le avesse scoperte lì sarebbe successo. Quindi il prete è stato incaricato di acchiappare questo prete quando tornava e di non farlo entrare per nessun motivo in chiesa. E ce l'ha riuscito. Lui ci è riuscito. Lui riusciva in qualsiasi cosa. E dopo questa parentesi anche un po' gossipare, andiamo a parlare più nello specifico della grande commedia all'italiana, quella che appunto Dino Risi ha incarnato insieme a colleghi come Mario Monicelli, che peraltro nella storia del cinema italiano è stato davvero il pioniere, il precursore, che con I soliti ignoti ha aperto quella felicissima stagione, ma poi insomma il più sfortunato ma molto talentuoso Pietrangeli, Pietro Germi e altri registi importanti. Penso a Brusati, ma sicuramente mi starò dimenticando qualche grande nome. Soffermandoci su Dino Risi, il figlio Marco racconta al Premio Chiara, Mauro Gervasini, al pubblico di Varese ciò che ha, diciamo così, fatto esplodere la celebrità di Dino in quei favolosi anni 50. Per esempio la serie avviata con Poveri ma belli, un'infarinatura della commedia che verrà, perché quei titoli, come ricorderete, erano di un cinema leggero, acqua e sapone, non si erano ancora vestiti di quella forte marcatura satirica che poi caratterizzerà la commedia migliore del grande Dino. In ogni caso, a quello arriva Marco attraverso un resoconto cronologico che si sofferma anche sulla straordinaria, diciamo, dote prolifica di quegli anni. Pensate che solo nei primi 3 anni 60 Dino Risi cambia la storia del cinema. I dettagli. Pensate che Poveri ma belli, il primo, costò 60 milioni di lire e incassò all'epoca 1.360 milioni di lire, quindi una cosa clamorosa, e fece la fortuna di Lombardo, che invece stava per fallire con un film Sodoma e Gomorra, credo. Che costa un sacco di soldi. La Titanus era la Titanus. Sì. Sì. Ecco, vedete, è veramente stato un periodo irripetibile, è irripetibile questo di questi produttori, di questi cineasti, dello scambio che c'era, cioè Dino che arriva per scrivere un film di Lattuada, cioè c'era uno scambio tra sceneggiatori, produttori, registi, futuri registi, che era dato soprattutto dalla condivisione della quotidianità, insomma, dagli incontri che si facevano, da queste esperienze che si mettevano in circolo. E effettivamente Dino Risi è stato protagonista, e tra l'altro in un periodo di tempo molto rapido, perché nel 56 Poveri ma belli, e poi subito dopo inizia però la grande stagione della commedia italiana. Quindi in realtà in pochi anni diventa uno dei registi più importanti del nostro cinema. Eh beh, sì, perché Poveri ma belli, Belle ma povere, Poveri milionari, e poi Nonna Sabella, insomma, quei film lì. E poi nel 61 forse è il suo film, diciamo, che comunque gli segna il passaggio più importante, anche se prima aveva fatto con Sordi Il Vedovo e anche Nel segno di Venere. Però con Una vita difficile del 61 lì c'è proprio un po' la svolta e diventa commedia all'italiana, bella bella. E nel 62, quello secondo me sono stati 3 anni meravigliosi, perché nel 61 fa Una vita difficile, nel 62 io sono andato per la mia prima volta sul set, La marcia su Roma con Gassman e Tognazzi, e nel 62 sempre, quindi faceva 2 film, certe volte anche quasi 3 all'anno, e nel 62 fa Il sorpasso, e nel 63 fa I mostri. Quindi quei 3 film, La marcia su Roma è secondo me un po' meno, mio zio Nello lo amava molto, ma quei 3, I mostri, Il sorpasso, La vita difficile, sono forse fra i suoi in assoluto più belli.
Vabbè, poi qui c'è un aneddoto che veramente fa morire da ridere. Sapete, Mario Monicelli non era solo un grande regista dal punto di vista appunto autoriale e artistico. Lui la commedia ce l'aveva davvero nel sangue. Chi conosce la sua vita e anche la sua morte sa che fino all'ultimo respiro e alle sue ultime scelte è stato davvero un protagonista della commedia, intesa proprio in termini concettuali. E pare che Monicelli avesse l'abitudine macabra ma indubbiamente divertente di presentarsi ai funerali e indicare personalmente a chi sarebbe toccato la volta dopo. Sentitelo. Lui arrivava in fondo alla chiesa, andava un po' più avanti, poi guardava uno mal ridotto, un po' sceneggiatore, un regista un po' acciaccato, gli diceva. È meraviglioso. E se ci, allora pensate alla scena del funerale del primo Amici Miei, Monicelli. Cioè, pensate a quella scena e c'è tutto, cioè, ma chi veramente, guardate, è stata una stagione pazzesca. Però torniamo al libro, perché sennò qui ci a proposito degli Amici Miei, una delle scene più famose degli Amici Miei è quella degli schiaffi alla stazione, no? Ecco, su questa cosa papà un po' si arrabbiava, perché rivendicava la primogenitrice di quella scena in un film che aveva fatto lui, che credo fosse Belle ma Povere o Poveri Milionari, in cui Arena, Salvatore andavano alla stazione e davano gli schiaffi a quelli che partivano. È vero, era stato un po'... Quindi... Sì, anche se a dire la verità avevo letto Benvenuti e l'altro Cianci, che erano... uno dei due era di Firenze ed era, sì, diciamo... in parte erano autobiografiche queste storie, e lui sosteneva che era una roba che facevano ai tempi dell'università, cioè dal punto di vista goliardico andavano, sì, sì, in questi posti e facevano. Vabbè, con gli schiaffi di Amici Miei che hanno fatto il giro del mondo e che tutti noi abbiamo ben impressi, come solo le scene che davvero segnano l'immaginario collettivo possono fare, cediamo il passo alla programmazione di Rete 55, ma vi diamo già subito appuntamento a martedì prossimo, ore 20.45, a Cineamando per la seconda parte di questo viaggio firmato Marco Risi. Sì, perché nella seconda parte parleremo un po' meno di Papadino e un po' di più di Marco Risi. Marco è un regista molto importante nel panorama italiano. Nella fine degli anni 80, 90 e poi negli anni 2000 si è caratterizzato per il cinema cosiddetto di impegno civile, forse una definizione roboante e non sempre molto significativa. Però avete capito di cosa parlo, cito Soldati, 365 all'alba, Mary per sempre, Ragazzi fuori, cito quello che secondo me è il suo capolavoro, Il muro di gomma, Fortapache, un titolo recente che racconta del giornalista Giancarlo Siani ucciso dalla Camorra, che è stato giustamente e assolutamente in modo sacrosanto apprezzato a livello internazionale. Poi c'è la commedia Nel continente nero, e ci sono anche le sue commedie d'esordio, quelle che arrivano agli inizi degli anni Ottanta, quando Marco è un giovane aiuto regista, figlio d'arte ma già sceneggiatore, che muove i suoi primi passi nel mondo del cinema e che, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non viene tanto agevolato da Papadino, viene agevolato piuttosto da un suo grande amico, oggi scomparso e da molti compianto, e cioè Carlo Vanzina. Di tutto questo parleremo nella prossima puntata. Nel frattempo Cineamando vi ringrazia, vi saluta e vi dà appuntamento a martedì ore 20.45. Arrivederci.